il libero arbitrio ed io, il libero arbitrio ed io, cari amici, perché recentemente a proposito di padre Amor, io ho parlato del libero arbitrio, capito? E tanti amici mi hanno detto che il libero arbitrio è un dono di Dio, è un dono di Dio, per cui noi siamo arbitri del nostro destino, siamo arbitri del nostro destino, perché il libero arbitrio è un dono di Dio. Fatto sta però che sulla base del libero arbitrio sembra che milioni di persone vadano all'inferno in mezzo al fuoco per l'eternità. Per cui io ci devo ritornare sul tema del libero arbitrio, cari amici, capito? Beh, io sono qua in via Merulana. Via Merulana è una via che congiunge la Basilica di San Paolo, no, pardon, la Basilica di San Giovanni Laterano, che sta alle mie spalle, con la Basilica di Santa Maria Maggiore, che sta davanti a me. Via Merulana, capito? Congiunge la Basilica di Santa Maria Maggiore, che sta davanti a me, e la Basilica di San Giovanni in Laterano, che sta alle mie spalle. E quindi mi pare il posto giusto questo bar che sta in mezzo, è il bar il braciere. Allora parliamo un po' del libero arbitrio. A parte il fatto che il mondo cristiano luterano, protestante, l'ha già risolta la faccenda, ha detto che non ce l'abbiamo il libero arbitrio, cioè c'è una parte consistente dei cristiani, Martin Lutero e seguaci, Calvino e seguaci, eccetera, che hanno già detto che noi non ce l'abbiamo il libero arbitrio, capito? Noi non ce l'abbiamo. Soltanto noi cristiani cattolici diciamo che abbiamo il libero arbitrio. E quale libero arbitrio sarebbe il dono di Dio? E vabbè, si dice che a caval donato non si guarda in muso, a caval donato non devi guardare in faccia, il muso, lo devi accogliere il dono. Sì, ma questo è un dono particolare, però il libero arbitrio è un dono particolare, perché sulla base del libero arbitrio tu puoi andare in paradiso per l'eternità, però puoi andare pure all'inferno per l'eternità in mezzo al fuoco. E sulla base del libero arbitrio milioni di persone sarebbero andati in mezzo al fuoco per l'eternità. Voi mi rispondete, vabbè, colpa loro. E vabbè, ma uno quando nasce non lo chiede a nessuno il libero arbitrio. Non so se mi spiego. Dio onnipotente ci poteva creare con il libero arbitrio di fare soltanto il bene. E se poi vogliamo fare un'operazione democratica, Dio prima di creare ciascuno di noi, perché ciascuno di noi viene creato da Dio, no? C'è il corpo, ma ci pensa Dio a metterci l'anima dentro. Mi dovrebbe chiedere Dio, prima di mettere al mondo una creatura, gli dovrebbe chiedere, ma tu lo vuoi il libero arbitrio o non lo vuoi? Per cui la creatura fa un dialogo con Dio. In che consiste il libero arbitrio? In che consiste non avere il libero arbitrio? E Dio glielo spiega all'anima della creatura, glielo spiega, guarda, col libero arbitrio tu puoi fare quello che cazzo ti pare, però se ti comporti bene vieni qua su in paradiso, però se ti comporti male vai giù all'inferno in mezzo al fuoco per l'eternità. E se ci deve essere un dialogo, ci deve essere, capito? Tra Dio e la creatura che deve venire creata. È così che si procede. Io la intendo così, una questione di trasparenza. Io sono sempre stato un seguace di Marco Pannella, adesso sono un seguace del movimento pentastellato, perché anche il movimento pentastellato si basa sulla trasparenza. Quindi io penso che abbiano ragione i protestanti, Martin Lutero, Giovanni Calvino e i seguaci, a dire che non ce l'abbiamo nel libero arbitrio. Non ce l'abbiamo. Anch'io ritengo che noi non ce l'abbiamo il libero arbitrio. È inutile che voi mi veniate a dire, cari amici, mi veniate a dire che noi abbiamo il libero arbitrio, per cui possiamo agire in maniera di meritarci il paradiso oppure di venire castigati e andare all'inferno. Ma se io non volevo essere creato, campare 70-80 anni e poi magari per colpa mia andare a finire all'inferno in mezzo al fuoco per l'eternità, io non ho chiesto a nessuno questo.
non ho chiesto a Dio di venire creato. E poi Dio, prima di crearmi, mi poteva fare un discorso democratico, mi poteva dire tu, io Dio mi accingo a crearti, tu vuoi nascere con il libero arbitrio o senza libero arbitrio? E poi mi facevo spiegare da Dio in che consiste avere il libero arbitrio, quando sapevo che c'era la probabilità di andare a finire all'inferno per l'eternità. E io gli dicevo no, creami senza libero arbitrio, creami col servo arbitrio. Ci sta già l'opera di servo arbitrio, no? Di Martin Lutero. Capito, cari amici, quando mi parlate del libero arbitrio, non mi dite più che è un dono. Io non lo volevo questo dono, capito? Io preferivo nascere col servo arbitrio. Che me frega a me di avere la possibilità di comportarmi bene o di comportarmi male? Dio mi poteva creare con la possibilità di comportarmi soltanto bene, no? Dov'è il problema? Non è forse Dio onnipotente? E mo basta, cari amici, non mi dite più che noi ci abbiamo avuto il dono del libro arbitrio perché Dio è buono, ci ha dato il libro arbitrio. Ma no! Se Dio è buono, ci poteva creare pure con il libro arbitrio di fare soltanto il bene, non vi pare? E per quale motivo uno dovrebbe fare il male? Se uno è una creatura di Dio, perché dovrebbe fare il male? Se Dio è il sommo bene, ciò che promana da Lui deve essere per forza sommo bene, no? E andiamo su, capito? Il libro arbitrio è una favoletta, che non me lo dite più queste cose, che Dio ci ha fatto dono del libro arbitrio, per piacere, non me lo dite più, perché prima di crearci ce lo doveva dire. Tu vuoi nascere col libro arbitrio o senza libro arbitrio? Ognuno fa la sua scelta, capito? Basta, non me le dite più certe cose, va bene? Questo lo dico con rispetto di Dio e con rispetto di tutti, capito? Beh, qua da via Merulana, dal bar Il Braciere, a tutti tanti cari saluti da Serafino Massoni.